Ebbene sì ragazzi, ci siamo, come avete detto dal titolo, si torna a fare video di allenamento. Oggi mi trovo in una nuova palestra che ho trovato qua nella mia zona, beh, non proprio nella mia zona, a 2 km di distanza, dove faremo un mega allenamento di bicipiti che, come avete detto dal titolo, sono mille ripetizioni sulle braccia. Un allenamento braccia da 1000 ripetizioni. Perché questo? Perché ho deciso che voglio le braccia grosse, punto e basta. Oltretutto è anche una challenge che ho visto su YouTube, questa qua delle 1000 ripetizioni di un esercizio, eccetera. Quindi, ora, entriamo, abbiamo anche l'appuntamento, sto sfruttando la free session, free lesson, quella roba lì, gratis, quindi se volete passare potete passare, anche voi siete nei dintorni di Londra, prenotate, entrate, noi ci abbiamo alle 6 e quindi eccetera. Ora, si entra e subito ci alleniamo. Comunque ragazzi, siamo entrati, questa è un'area della palestra, suppongo che non sia solo quest'area perché sennò mi sembra piuttosto piccola. Io sono arrivato da lì dentro che c'erano gli spogliatoi e ora facciamoci prima un giro prima di allenarci. Qua abbiamo già, ho già visto tutti i vari bilancieri per i bicipiti. Là c'è la dead machine, là c'è la fidanzata, qua ci sono altri macchinari, altri comunque tutti i macchinari isotonici, questo qua di dorso bellissimo. Quanto mi manca andare in palestra ragazzi, pulley. Qua abbiamo una pressa, abbiamo un leg curl, macchine per gli addominali, leg press di lì, quello suppongo sia per le chiappe. Qua c'è un'area di cardio, diciamo, quindi avete l'ellittica. Là ci sono i sacchi da box, molto interessante quest'area, è tipo un'area semi crossfit, molto bella. Qua abbiamo dei, infatti anche delle palle, lì abbiamo dei codi, boxes. E giù di là, infatti, come supponevo, c'è anche un'altra area. E ora andiamo giù di là, questa comunque è tutta area un po' cardio, un po' area cardio. Qua ci sono tutto una serie di ciclette con tutte le varie TV là per vedere i telefilm, ma quella ragazzi, quella è la beast area, la beast area, questa è l'area dei beast. Ci chiedevamo se fosse solo quella la palestra e in effetti qua c'è un'altra area, in effetti nascosta ovviamente per i grossi, però c'è puzza, dice che c'è puzza di patatine fritte. Sì, vero? Sì. Vero? Allora no, sono, allora anche io l'ho pensato, allora sono d'accordo, siamo d'accordo. Comunque subito ragazzi, allora ci mettiamo subito da qualche parte, iniziamo con i stacco. Lei vuole fare stacco lei, va bene. Primo esercizio, curl con bilanciere. Voi ora potreste dire, ma 1000 ripetizioni, a pensarle non sono così tante. Ragazzi, per allenamento se ne fanno circa 200. Quindi praticamente questo allenamento che andrò a fare oggi è 5 volte tanto, 5 volte tanto un allenamento normale. Quindi è come allenarsi praticamente 5 volte. Ora partiamo subito con un curl bilanciere per scaldare i bicipiti, 4 serie da 20. Sto facendo. Certo che allenarsi con sto profumo di patatine fritte. Siamo arrivati alla quarta serie, sono già stanco, ho tolto già i dischi da 5 per riuscire a concludere i 20 colpi, quindi già con l'esercizio avevo già 80 colpi, oh, ho già le braccia che esplodono ragazzi, ovviamente qua push fucking harder, quindi ora vediamo un po' cosa succede quest'ultima serie. Il prossimo esercizio ovviamente per far riposare i bicipiti andremo sui tricipiti, così da alternare ogni esercizio, probabilmente abbineremo anche delle super serie che voi potete anche adottare per i vostri allenamenti, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine perché potete spendere, prendere degli spunti per la vostra personale scheda di allenamento. Non per forza dovete fare gli stravaganti e i gali del pollaio come sto facendo io, però comunque secondo me è un buon allenamento. Ora 20 colpi. Vedete ragazzi, comunque cerco di mantenere sempre una buona esecuzione anche se sono tanti colpi ed è un allenamento un po' strano, un po' particolare. Cercate di mantenere sempre la corretta esecuzione perché evitate in questo modo ovviamente di farvi male, che ma è sempre meglio salvaguardare la vostra salute piuttosto che fare i fighi e poi stare a casa un mese intero perché siete fatti del male. Ora comunque vabbè, bando alle ciance, passiamo al secondo esercizio. Esercizio ragazzi, tricipiti con la corda, ho già fatto la prima serie, ne facciamo anche qua 4 serie da 25 colpi, ho messo un peso qua di 12 e mezzo
Ma comunque, boh, non lo so, mi sembra un pelino di più. I pesi sono un po' strani, non importa, magari sono in libre, non lo so, ma non penso, perché sennò sarebbe la metà. Non lo so, comunque ora, check it out, tricipiti con corda, 25 colpi, 100 colpi in cani, 4 serie. Terzo esercizio, ragazzi, come vi ho detto, passiamo a una super serie. Siamo in totale di colpi, 100 col primo e, no scusatemi, 80 col primo e 100 col secondo, quindi siamo già a 180 colpi. Questa super serie include 15 colpi per esercizio, facciamo 15 colpi, un carico con i bicipiti qua al macchinario, più tricipiti, questo qua, Skull Crusher, e italiano non so come si chiama, tricipiti, French tricipiti, immagino. French press. French press, sì, beh, io chiamo Skull Crusher perché spacca cranio, no? Arriva sullo skull, sul cranio. Quindi la terminologia corretta americana è questa. Comunque. Ora, però, scrivetevi voi nei commenti come chiamate questo esercizio, Skull Crusher o French press. Ora facciamo comunque, come dicevo, 15 colpi qui e 15 colpi là. Quindi, ora totale di colpi con questo esercizio ne avremo 300. Partiamo. Ragazzi, che pump estremo. Penso che sia una delle pochissime volte in cui ho sentito un pump così. Guardate che braccione, cioè, è così congestionato che non riesco nemmeno a contrarlo. Oltre che i bicipiti, anche, c'è anche la vita, non riesco neanche a contrarla. Oh, pazzesco, spettacolo. Comunque, terzo esercizio finito, passiamo al quarto. Siamo già a 300 colpi. Siamo arrivati al quarto esercizio, abbiamo un'altra super set. Sento già, appunto, come vedo, le braccia grossissime, super in pump, e i super set danno proprio questo effetto, e quindi continuiamo a martellare verso questa tipologia. Quindi questo, voglio dirvi anche un'altra cosa, quando sentite il pump, quando sentite quello sforzo estremo, non fermatevi, andate avanti. Cioè, come si dice in italiano? Keep moving, andate avanti. Infatti ora passiamo a un altro superset, proprio per cambiare la prospettiva del muscolo e lavorarlo in un'altra angolazione, sempre ovviamente esercizi dedicati alle braccia, ma lavorando in un'altra angolazione andiamo a pompare in un'altra parte. Infatti ora faremo un hammer curl in piedi, in super serie, con tricipiti panca stretta. Ora ve lo faccio vedere, ma adesso, perché ogni esercizio deve fare qualcosa, qua ci togliamo anche la maglietta. Non resterà nulla. Ma fortunatamente sotto ho una canotta, quindi ora faccio pure fatica a togliere. Adesso passiamo a fare l'esercizio. Ah, non vi ho detto i colpi, sono 4 serie da 20 colpi ogni esercizio, quindi siamo già a 4 volte 12 16, 160 colpi solo questo esercizio, sommate quelli di prima siamo a 460, siamo quasi a metà, ragazzi. Siamo quasi a metà. Bene ragazzi, ora mancano gli ultimi 3 esercizi e voi dite come ci arrivi a 1000 ripetizioni con 3 esercizi? Ora ve lo spiego, abbiamo altre 2 super serie, visto che comunque ora le braccia sono in super pump, continuiamo a sfruttare questo momento e ora facciamo
bicipiti col disco in super serie col tricipiti, entrambe le serie, ogni serie 25 colpi, quindi ogni serie tra bicipiti e tricipiti sono 50, per 4 volte sono ben 200 colpi per esercizio, quindi 200 più 200 arriviamo a 960 e poi avremo un altro esercizio tranquillamente, un 4x10 di un esercizio normale. Ora però li vediamo insieme, quindi 25 reps. Ora passiamo a un'altra super set, tanto che però io e la mia fidanzata ci siamo accorti che col conteggio non quadrava. Arrivavamo a 860, giusto? Sì, in realtà io me ne sono accorta. Mancherebbero quindi altri 160 colpi. No, 140. 140 colpi, vabbè, io in matematica, ragazzi. Fate 160 diviso 4, quanto fa? Quanto 12, fa? 8, 4, 8, 12, 16, eh? Quanto fa? 4, 40. Quindi un'altra super set a 20-20, beh, insomma, altre due super set, avete capito. Ora comunque passiamo a questa super set che sarà con questi qua, questi sono già composti. Che belli! Sì. Questi li vedevamo anche in America. E stavo per dirtelo. Quando vivevamo in America l'anno scorso. Ma anche a Miami. Anche a Miami, è vero, quando sei stati anche a Miami, ma per holidays, vacanza, c'erano questi, ma vabbè, a New York era più bello. In qualsiasi caso, qua facciamo un bicipiti a presa inversa, quindi in questo modo per lavorare bene gli avambracci, e 25 ripetizioni in questo modo. So che sono tanti esercizi, quindi difficili da ricordare, tantissime varianti, infatti tutte queste varianti possono essere utili alle vostre schede di allenamento quando non sapete cosa fare. Gli esercizi per le braccia, potete adottare tranquillamente tutti questi esercizi che vi sto facendo vedere in questo video. Nel frattempo io ho perso il conto, facendo ripetizioni a oltranza, ma va bene così, supereremo probabilmente i 1000 colpi, anche se questo qua, che non so quanto sia, in qualsiasi caso è abbastanza pesante, evidentemente perché questo è un cotto, avete fatto più di 500 colpi. Dopo di questo passiamo a dei dips. Facciamo dei dips tranquillamente. Ma si dice i dips o le dips? Le dip. Io dico sempre le dip. Dip. Le dip. Dip. O i dip. Dips. Dips alle parallele, insomma, no. Dips alle gruzze. Io dico faccio i dip. No, i dip, forse. No. No, i dip. Comunque non c'è spazio per fare il dip, questa cosa mi sta urtando. Questo non puoi appoggiarti qua? Li facciamo in questo, esatto, modo. Esatto. In questo modo ci mettiamo qua e facciamo il dip. La posizione è veramente scomoda, quindi scusate se l'esecuzione non è delle migliori, ma d'altronde. Adesso ti faccio solletico. Oh. Ora sì ragazzi, passiamo all'ultimo super set e poi l'ultimissimo esercizio. Questo esercizio per i bicipiti è molto particolare. Io lo faccio in rare occasioni perché non è semplicissimo. È un'esecuzione non appunto così semplice, ma dà un effetto pump pazzesco. Io sono solito utilizzarlo a fine allenamento proprio per congestionare del tutto i bicipiti, e l'esecuzione è questa, è molto simile a un rematore. Se noi ricordiamo, il rematore inverso è questa roba qua, voi da qui fate questo, ok? In questo caso per i bicipiti è questo.
la contrazione del, c'è una contrazione del bicipite. Quindi praticamente dovete portare il bilanciere verso il petto in questo modo. E voi dite, ma così non lavora anche il dorso, le spalle, il trapezio? Sì ragazzi, certo, infatti quando lavorate dorso, come muscolo secondario lavora anche il bicipite. Ma ricercando questa angolazione, lavora molto di più il bicipite rispetto alle spalle. E se non ci credete, prima di scrivere nei commenti qualcosa, provatelo e fatemelo sapere. E per i tricipiti, visto che ormai sono totalmente cotti, faremo qualcosa praticamente a corpo libero. Se avete una sbarra o una superficie dove appoggiarvi, mani qua, e in questo modo con la testa andate sotto qua e sotto ora. Sì ragazzi, finalmente i conti quadrano, siamo arrivati all'ultimo esercizio, 4 serie da 10 ripetizioni. Questo esercizio quindi è molto molto semplice e sapete qual è? Quello che più vi piace. Scegliete voi un esercizio per i bicipiti e fate un normalissimo 4x10. Vediamo quanta inventiva avete. Però sono curiosa anche di sapere quale hanno scelto, scusa. Quindi che dovete fare ragazzi? Scrivetelo nei commenti, un bel like a questo video, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche, perché in questo modo riceverete sempre la notifica di quando uscirà un prossimo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, sognate sempre in grande, perché non è mai troppo tardi per iniziare. È un vero eroe, e colui che va avanti dove tutti gli altri si fermano. Bombi! Oh!